Tunisiani, in questo video non mi posso assolutamente muovere, camminando solamente con le litra e volando, capito? Volando con tutte ste robe che ovviamente mi sono dato dalla creativa, E se vedete questa cosa, che sembra che un piccione mi ha cagato in mezzo agli occhi, giuro che non è solamente il fondotinta che praticamente l'ho messo perché ho un brufolo. E quindi per coprirlo, capite? Comunque adesso si vola. Sembrava il tizio, no? Avete presente quel meme cringe che avete presente, no? Insomma, allora, praticamente ora, oddio, ma come, no, questa sfida è leggermente impossibile. Però si può volare tipo così, vedete? Allora, perché praticamente ora cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo fare il normale Minecraft Vanilla, però semplicemente, no, non possiamo camminare. A parte quando, no, dobbiamo volare, o comunque planare. Non so se mi sono spiegato, cioè nel senso, possiamo camminare solo quando, capito, dobbiamo partire con l'elitra, Cioè, avete capito, per esempio, se anche, ma le elitra valgono anche per tipo due blocchi, nel senso, se io mi devo muovere da qua a qua, faccio, e vedete che sto già volando, guardate. Avete visto? È volare, Quindi, cioè, nel senso, vabbè, più o meno volare, planare, diciamo. Allora, però così, capite, facciamo così e quindi prendiamo un sacco di materiali in questo modo. Fatemi sapere da quanto giocate a Minecraft, è una cosa molto curiosa da sapere. Scrivetemi nei commenti, Perché io sono curioso di sapere questa cosa. Mi faccio anche un'ascia perché non si sa mai e voi sapete che l'ascia magari può servire sempre, no? Ok, perfetto. Come al solito volo come uno stupido. E, ok, perfetto, così. E, olè, perfetto. Adesso, ecco, andiamo a prendere questa pecora. Avete presente tipo le aquile, no? Che vanno, vanno, vanno e olè. E volo. Avete visto? Volo. 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 E comunque volare, cioè sì, seriamente, volare, cioè nel senso, vabbè, diciamo che non è che possiamo usare sempre l'elitra, perché per esempio in questa situazione come cazzo si fa, però è comunque usare l'elitra, perché comunque noi stiamo scendendo, vedete? È comunque usare l'elitra anche se facciamo un sacco di fatica, porca di quella miseria, tu maiale schifoso, l'importante è che non stiamo troppo a lungo sul terreno, madonna, oh maiale schifoso. Ti svegli? Allora, usiamo questa mucca, ammazziamola. Porca miseria, è un casino. Ma scusate, ma vi sto spaccando i timpani? Ora mi sto leggermente, no? Accorgendo che forse vi stavo spaccando i timpani. Nel caso, scusate, andiamo ad uccidere queste mucche immediatamente. E olè, un'aquila, una falena volante. Non osare, vieni subito. Mucca! Ma Gwendalina! No, poverina, se gli do il nome poi dopo mi dispiace ucciderla. Perché capito, mi ci sono affezionato se gli do il nome. Però sembro un po' un idiota comunque, da quello che sto facendo. Queste sfide mi vengono, chissà come caspita mi vengono in mente. Non so se qualcuno l'ha mai fatta, penso di sì, perché è impossibile che non l'abbia mai fatta qualcuno. Nel caso l'abbia fatta qualcuno, scrivetemi chi l'ha fatta così, boh, vedo anch'io quel video, capite? Perché voglio vedere il video di quello che l'ha fatta, perché praticamente mi ha rubato l'idea anche se l'ha fatta prima di me. Scherzo, ovviamente, non ammazzatemi. Adesso vedi che magari l'ha fatto uno grande, no? E mi ammazzate. Allora, ora dobbiamo stare tanto in aria, perché nel senso abbiamo, siamo stati davvero tanto. Vediamo quanto cibo abbiamo. Ah, abbiamo abbastanza cibo. Però non so, vedo che qua ci sono un bel po' di animali e mi devo ricordare di non mettere la mano davanti alla bocca, se no voi non capite assolutamente niente. Giustamente pure, non è che si poteva non capire. Allora, dov'è che posso andare a volare? Ma porca miseria. Porca miseria, cioè state scherzando, ma guardate qua, ma qua ci sono le montagnole, le montagne enormi, è una roba stratosferica. Allora, dov'è che dobbiamo andare adesso? Secondo me dobbiamo andare tipo in una caverna, tipo dobbiamo cercarla dall'alto, non so se vedete, tipo andando un po' in giro, no, scrutando gli orizzonti, adesso muoio, se muoio rido. Perché faccio tutto quanto, no, il fighetto, però poi dopo alla fine se muoio rido. Ah, è tipo così, ora stiamo attenti perché possiamo morire da un momento all'altro, non è una cosa bella, né buona. Però qua, scusate, ma non si trova niente, assolutamente. Ma com'è possibile? Sì, se vedete che faccio così è normale. Allora, praticamente, ma io sto volando come un cretino. Allora, devo volare in... ho trovato qualcosa qua, ho trovato qualcosa qua. Esattamente, ho trovato una caverna. Ho trovato... No, non è buono aver trovato una caverna qua. Allora,
facciamoci immediatamente una fornace, perché dobbiamo cuocere quel cibo che abbiamo fatto, no? Che abbiamo preso prima dagli animali bestiaccissimi, perché praticamente adesso dobbiamo andare in caverna. Io sto già sentendo degli scheletri. Anche se voi non li sentite, ci sono, perché io li sento, non si sa perché io li sento e voi no. Sarà qualche stregoneria magica. Intanto io sputo dovunque, perché vabbè, non è che non si può sputare. Metti subito questa cosa qua e non rompere le scatole, per non dire qualcos'altro. Puliamo il nostro schermo con l'ausilio della macchina, perché della cosa. Ma cosa sto dicendo? Cosa sto dicendo? Io là sopra ho sentito qualcosa e non vorrei dire dunisiani, ma qua si nascondono oscuri segreti, tra cui anche la night vision, perché effect, perché ovviamente Dunis non è che non si può mettere la night vision. È Dunis, sì, night vision. È 999999255. Perfetto, no? Cioè, così vedete tutti quanti. Madonna, proprio una roba pazzesca. Allora, ora, qual è il prossimo passo da fare? Il prossimo passo sarebbe appunto andare e cercare di sconfiggere qualche cosa, qualche zombie, qualche scheletro, però stando attenti a non morire, perché praticamente adesso possiamo morire da un momento all'altro. Adesso vedrete che moriremo, secondo me, perché non è possibile sopravvivere per così tanto. No, qua è la fine. No. No, 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 no. Allora, stiamo attenti, perché qua, se vedete, ci sono i... Eccoci. No, niente. Niente, no. Abbiamo sconfitto un creeper, però. No, in teoria abbiamo sconfitto un creeper, anche se è esploso. Quindi possiamo ritornarcene sopra. Allora... Madonna mia. Forza, forza, vai, va, vola, cretino! Grazie mille del... Però vola, 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 vola. Ok. Avete visto? Chissà come caspita ci siamo arrivati fin quassù. Mangia, mangia, che è meglio per te, fidati. Prima che prendi un'altra capocciata chissà dove. Allora, andiamo ad esplorare un po' il territorio in modo molto bello e abusivo. Allora, facciamo una cosa prima di tutto, perché sennò non va bene. Allora, mettiamo un sacchissimo, così. Perfetto. Meglio di così non si poteva, perché adesso praticamente si caricano un sacco i chunk. Cioè, da tanto lontano, dico, vedete, adesso si vede molto, molto più lontano. Chilometri e chilometri di distanza, perché io sono una distanza e io sono una distunza. Il cringe si fa sentire ad ogni mio video. Complimenti, Dunis, sei l'unico che può far sentire il cringe. Proprio così, proprio a fior di pelle, capito? Proprio lo vedi il cringe, proprio lo ascolti pure, no? Perché la musica si ascolta. È veramente una roba orribile. Me ne rendo conto, però, vabbè. Il cringe sarebbe l'imbarazzo, per chi non lo sa. L'imbarazzo che io scaturisco nelle altre persone quando... Oh, caspita. Ho fatto casino. Scusatemi, il mio computer sta esplodendo. Allora, fermiamoci un attimo qua in questo territorio come ausilio per il nostro PC, prima di tutto, perché sennò esplode. Poi, cioè, come aiuto per il nostro PC. Poi, guardate là, vedete, ci sono le mucche Gwendalina e Rosalina, Rosmarina. Come le formiche nello scorso episodio del nuovo gioco che ho portato sul canale, che ho visto che non vi è piaciuto molto. E quindi non lo porterò mai più, ho capito. Però adesso andremo ad uccidere... mi spiace, mucche Rosalina e Gwendalina, Rosmarina e Gwendalina, ma devo farlo per forza. Non è... Dunisiani, sta arrivando la notte, la fine dei tempi. Io non so se riuscirò a sopravvivere. Adesso dobbiamo stare anche un po' per terra, perché sennò poi dopo sapete cosa succede. Non va bene, cioè, come perdere, è come dire, oh, io vinco la sfida stando per aria, però è notte e gli scheletri stanno tutti giù. Vabbè, grazie, cioè, grazie che l'hai vinta, no, allora non vale, no? Scusami, la notte è arrivata e Dunis è pronto a dire, a dire, stiate attenti. Io sto usando le litre, io sto usando le litre assolutamente, no, è la, niente, è niente, è niente, no, allora, porca miseria, oh, perfetto, l'ho ucciso, l'ho ucciso. Cosa sta succedendo? Mi sto muovendo come una lumaca praticamente, no? Perché non si muove più velocemente. Allora usiamo i razzetti per muoverci più velocemente. Qua non vedo più nessun altro zombie. Dobbiamo andare ad affrontarne un altro, Per forza, Dunisiani.
per forzissima. Quella! Vedete che pro di elitraggio proprio, porca miseria. Qua sotto però ci saranno sicuramente altre bestie feroci dell'oscurità profonda. Sto camminando, sono appena... no, lo sapevo io che c'erano le bestie feroci, io ve l'ho detto pure. Non mi credete però, porca miseria, le bestie feroci, che brutte cose. Mai più bestie feroci, via via per sempre. Ma vai, ma vola, ma porca miseria, ho letteralmente due cuori. Allora, guardate che usare l'elitra è molto pericoloso, È molto pericoloso, state attenti quando usate l'elitra, perché potreste morire su Minecraft, dico ovviamente. Se no sembra tipo una minaccia. No, ovviamente, scherzo, cioè nel senso su Minecraft. Ah! Sei pazzo tu, schifoso. Vai, vai, immediatamente vai via. Vai via, t'ho detto, brutto. Madonna mia. Non mi far arrabbiare, ragno. No. Scusate se mi cago addosso, ma per forza, cioè non è possibile altrimenti, no? Però, olè, adesso basta, me ne vado in cielo e muoio così, perché ovviamente sono Dunis, quindi non è che posso sopravvivere. E quindi, Dunisiani, grazie per aver guardato questo video. Se siete arrivati fino a questo punto, mi raccomando, scrivete Dunis, smettila di morire, perché, no, nel senso, porca miseria. E allora io vi saluto con il mio schiocco magico, ciao!